Andiamo subito a salutare la nostra ospite di oggi, che è la dottoressa Anna Bagnato, ricercatrice dell'Istituto Regina Elena di Roma. Dottoressa, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, anche quest'anno ci risiamo, sono quanti anni? 30 anni? 30 anni, sono l'AIRC 30 che anni. festeggia 3 decenni di progressi nella lotta ai tumori femminili, come quello dell'ovaio di cui io mi occupo. Esattamente, quindi lei è una ricercatrice e i suoi studi sono tutti diretti al carcinoma ovarico. E quanto è diffuso innanzitutto questo tipo di patologia oncologica? È l'ottava causa di morte tumorale tra le donne al sesto posto. Ci sono 5.000 nuove diagnosi ogni anno e nel mondo 250.000. E purtroppo è un killer silente, come viene definito, perché non si manifesta, cioè, è difficile da diagnosticarlo nella fase precoce e quindi, ahimè, nel 70% dei casi viene diagnosticato quando è in una fase avanzata. Comunque la ricerca ha fatto grandissimi passi avanti in questi 30 anni di ricerca finanziati anche dall'AIRC e Certo. si è visto come conoscerlo meglio questo tumore, Ecco, come parliamo proprio di questo. Allora, lei ha detto che è un killer silente, ma è sufficiente quindi una visita dal ginecologo per cercare di prevenire questo tipo di malattie, oppure che cosa? Dei test particolari? Il tumore ovarico, appunto, non esistono strumenti di diagnosi precoce come la mammografia per il tumore al Ah, seno, ecco. ma l'iter di diagnosi tempestiva sì, c'è la visita medica, visita ginecologica, ecografia trasvaginale, una verifica del livello dei marker tumorali come il CA125 che si fanno con un semplice prelievo di sangue e poi in caso di un fondato sospetto di un tumore benigno, la risonanza magnetica e la TAC. Diciamo che quelli che sono invece i sintomi sono un po' specifici, cioè il gonfio addominale Perché diciamo sono persistente, simili non a tanti sono altri disagi, esatto, problemi. sì, non, per questo appunto viene definito in questo modo con un tumore silente. Quindi mi scusi, io l'ho interrotta. Sì, parliamo però di questi sintomi, anche se sono simili agli altri, però ad esempio, ecco, l'addome è sempre gonfio. È caratterizzato appunto da questi sintomi, gonfiore addominale persistente, una necessità di urinare spesso, delle fitte addominali, sintomi che appunto sono comuni ad altri disturbi che possono essere gastrointestinali. Quando però questi sintomi compaiono per la prima volta ogni giorno per più di 12-15 giorni al mese o per più di 2-3 mesi consecutivi, è consigliabile rivolgersi al medico e quindi di approfondire Certo. questi sintomi. Ecco, per quanto riguarda questi altri problemi, tipo che so, le famose perditine che noi donne a volte abbiamo, sono presenti anche questi come sintomi oppure no? Non sempre, appunto, queste perdite ematiche vaginali e queste variazioni delle abitudini intestinali possono non essere per forza riconducibili, possono essere dei segnali. Quando, appunto, come dicevo, questi sintomi sono più consistenti, bisogna comunque Certo. rivolgersi al medico, no? Nel senso, non voglio appunto creare una situazione che appena uno ha un sintomo È che magari chiaro, è accomuna chiaro, è altre chiaro. cose, si pensa subito No, a una no. diagnosi di questo tipo. Per questo dico, vanno considerati per una diagnosi precoce, ma quando diventano, insomma, preoccupanti. Certo, ecco, esistono tra i tumori femminili, in primis c'è il tumore al seno, che però con il tumore al seno veramente si sono fatti dei passi da giganti, Ecco, possiamo sì. dire che non si muore più di tumore al E seno se è proprio ecco, la preso. differenza è questa, che tutta la ricerca nel campo, i traguardi che sono stati raggiunti in questi 3 decenni, dalla diffusione della quadratectomia alla caratterizzazione molecolare del cancro per guidare appunto alla scelta di nuove terapie, ha portato nel caso del cancro seno sia a individuare le donne a rischio, sia anche dal punto di vista della chirurgia laparoscopica mini-invasiva di Certo. portare veramente a vincere questa sfida, che nel caso dell'ovaio però non voglio dire che non ci sono dei traguardi, perché ci sono due farmaci che sono appunto il bevacizumab, che è un farmaco che impedisce la formazione dei vasi sanguigni che nutrono il tumore, e anche gli inibitori di un enzima che si chiama PARP,
che sono in sperimentazione clinica e si sono visti essere efficaci anche nel cronicizzare la malattia, che anche questo è importante, cioè se la malattia in qualche modo si riesce a bloccare uh-huh. garantendo al paziente una buona qualità di vita, è un traguardo che fino a pochi anni fa era veramente impensabile, mm-hmm. quindi ci sono sicuramente delle... prima si arriva a diagnosticarle e si arriva a una guarigione vale dell'80-90% dei casi. Quindi la percentuale è abbastanza alta. Però sì. Lei ha parlato di due farmaci, quindi si potrà, speriamo, curare con una terapia farmacologica e non nel caso sempre la chemio, tutte... La chemio rimane il trattamento di elezione, certo. Perché l'iter terapeutico, diciamo che le donne colpite da carcinoma ovarico vengono inizialmente sottoposte a un intervento chirurgico, quindi cercare di rimuovere il tumore il più possibile. E viene asportato tutto l'ovaio? Sì, insomma, dipende quanto è la massa, certo, ma comunque certo. sì. Dopodiché sì, viene somministrata, diciamo che il trattamento standard di elezione è il trattamento chemioterapico che prevede il paclitaxel e il carboplatino combinati. A questi si sono appunto aggiunti negli ultimi anni i famosi farmaci a bersaglio molecolare e tra questi appunto c'era quello che nominavo prima, che è questo certo. farmaco antiaggiogenico che blocca la crescita del tumore inibendo la formazione dei vasi sanguigni, e quest'altro che sono gli inibitori di PARP, che hanno un vantaggio in più in quanto si è visto che si possono selezionare i pazienti che maggiormente risponderanno a questo farmaco, i pazienti che dal loro profilo molecolare risulta che hanno una mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 hanno una maggiore risposta a questo trattamento farmacologico. Perché? Cos'è che li differenzia dagli altri? Perché proprio perché nei portatori, diciamo, di queste mutazioni di geni BRCA1 e BRCA2 c'è un meccanismo di riparo del danno al DNA che è carente. Allora in questo modo si impedisce la riparazione del DNA che verrebbe, diciamo, in maniera anomala, uh-huh. e quindi si ha un modo di sopprimere la crescita della cellula tumorale. Certo, certo. Allora, quindi possiamo ben sperare, ecco, si stanno facendo dei passi, sì. grazie a lei e a tanti suoi colleghi. Team di ricercatore, certo. Nel mio team ci tengo a dire che sono tanti camici rosa, le donne sì, sono proprio sì, al fianco delle altre donne in queste battaglie, anche perché devo dire che le ricercatrici poi forse hanno proprio la pazienza e la tenacia e lo spirito di sacrificio certo. che richiede questo tipo di lavoro, quindi è un team al femminile che... È un team di successo e sta dando degli ottimi risultati. Sì, allora, dottoressa Bagnato, sì, ma allora... Grazie ad AIRC, perché esatto. AIRC ci supporta in tutte le nostre ricerche, e quindi spero che... Anche quest'anno, insomma, esatto, saranno parecchie le persone che acquistando una meravigliosa azalea, perché poi è un fiore meraviglioso, bellissime. E tra l'altro in occasione della festa della mamma, quindi potrebbe essere il regalo ideale, si fanno due regali in uno alla propria mamma e uno alla ricerca. Alle altre donne. Esattamente, quindi per festeggiare la mamma quest'anno, come ogni anno poi, sosteniamo l'AIRC, potete trovare appunto sul sito dell'AIRC tutte le piazze dove saranno messe in vendita le azalee. Dottoressa Bagnato, grazie ancora e complimenti grazie per tutto voi. Quello che fa. Grazie a voi e auguri alle altre mamme per la festa della mamma. Grazie ancora, buon pomeriggio. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Anna Bagnato, ricercatrice dell'Istituto Regina Elena di Roma.